oggi volevo fare un video haul, anche se forse è più un video review barra haul, perché voglio parlarvi di un ordine che ho fatto su Eccoverde. L'ho fatto ormai un mesetto fa, ho voluto aspettare a farlo perché comunque ho voluto provare un pochino i prodotti, non li ho testati completamente perché alcune cose ancora non le ho usate, e perché ho fatto un ordine abbastanza sostanzioso, e altre non le ho provate diciamo a pieno, perché comunque io col fatto che vivo diciamo tra due case non ho sempre gli stessi prodotti, non uso sempre, che ne so, lo stesso shampoo sempre per lavarmi i capelli, li cambio, anche perché preferisco farlo, preferisco comunque cambiare prodotti. Quindi diciamo che sono delle mezze, sono delle prime impressioni generalmente. È stato il mio primo ordine bio, diciamo, avevo intenzione di comprare dei prodotti, ne cercavo diciamo di determinati tipi, e ho scelto Eccoverde perché ne avevo già sentito parlare, quindi non ho altre esperienze di siti di questo tipo, diciamo. L'unica cosa che non avevo considerato è che i prodotti che vengono venduti sul sito vengono dal paese di provenienza, quindi ad esempio io ho preso dei prodotti della Vera e sono scritti in tedesco, quindi subito quando ho ricevuto il pacco ho dovuto fare un attimo mente locale su che tipo di prodotto era, alcune cose sono ritornata sul sito per vedere un po' bene diciamo le specifiche, perché io comunque leggo sempre le istruzioni dei prodotti che compro. Il mio scopo iniziale era quello di arrivare ai 39 euro necessari per le spese gratuite, poi ho detto vabbè, faccio un piccolo ordine e poi eventualmente ne farò un altro, e invece alla fine ho comprato tutto in questo ordine, ho fatto un mega ordinone. Oltre alle cose prime ho comprato anche qualcosa per mio padre, perché anche lui si sta più o meno avvicinando ai prodotti bio, diciamo, non intransigente, però anche lui come me guarda un attimino con un po' più di attenzione cosa si mette sulla pelle. Lui mi ha fatto prendere, per sé ovviamente. Allora, la Vera Men's Sensitive Schiuma da Barba Delicata, e non gli è piaciuta per niente, proprio assolutamente l'ha bocciata, e ha svuotato il tubetto, ha buttato tutto via, perché diceva che comunque la schiuma non faceva schiuma, non immorbidiva il pelo, non aiutava per niente la rasatura, e quindi proprio l'ha bocciato completamente. Poi ha preso un balsamo dopo barba della Aubery Organic City Rhymes, e qua si è trovato bene, ha detto che gli piace parecchio. E infine un Alva For Him Deo Spray Intenso, un deodorante da uomo che ha detto che gli piace, personalmente ha il tipico odore da deodorante da uomo, che sono tutti uguali, però sì, gli è piaciuto. E niente, queste tre cose giusto per una piccola parentesi per i prodotti maschili nel caso potessero interessarvi. E niente, quindi adesso vi faccio vedere quello che ho preso io. Vi ricordo che tutti i prodotti li scriverò in un post sul blog, che lascerò il link sotto qua nell'info box, così potete, magari se vi interessa un qualche prodotto, potete andare a vedere direttamente sul sito, insomma. Io ho fatto l'ordine da Eccoverde principalmente perché cercavo determinati prodotti che ho trovato tutti qua. Quindi la prima cosa che volevo prendere era quest'acqua micellare della Sobio. Io ho usato l'acqua micellare della Bioderma qualche tempo fa e mi era piaciuta tantissimo, mi sono trovata molto bene con l'acqua micellare, e quindi ho deciso di ricomprare questo tipo di prodotto. Anche se adesso in realtà sto usando degli struccanti della Ivrosha che mi fanno assolutamente schifo, non vedo l'ora di finire, però diciamo per questa review ho usato questa. E mi piace, personalmente mi piace parecchio. C'è scritto che è senza, aspetta, dov'è l'inglese? No, francese, non parlo francese. C'è scritto che è la formula che non ha bisogno di risciacquo, ma per me non è così. Io se non risciacquo mi rimane la pelle appiccicaticcia, non mi piace proprio la sensazione, e anzi asciugandosi mi dà anche un po' l'idea che la pelle tiri, quindi non mi piace per niente. Io la metto su un coso di cotone, scritto di cotone, lo imbibisco bene e lo passo sul viso e sugli occhi, però prima sugli occhi uso l'olio di cocco che vi farò vedere, e comunque dopo io uso anche il Clarisonic, quindi è uno step diciamo, però anche usato la mattina come tonico, solo questo per pulire la faccia e poi risciacquarlo con acqua, io mi trovo benissimo, mi piace parecchio. La cosa strana è che sa di mojito, giuro che sa di mojito, per me questo è mojito, non so che tipo di aloe vera hanno in Francia, ma
Oh, a me piace in realtà, comunque. E, se dovessi ricomprarla, non sono sicura che ricomprerei proprio questa, perché ho visto che hanno anche altre profumazioni e questa non è che mi... come prodotto mi piace, lo riproverò, ma non credo necessariamente questo, probabilmente per comprare altre profumazioni. Però di per sé mi piace parecchio come prodotto. Altra cosa che volevo prendere è l'olio di cocco. Io ho preso questo della KD e sono 500 grammi, 250 grammi mi pare, sì, è una quintalata di olio di cocco. Ah, un profumo buonissimo, se vi piace il cocco questo. Ah, che buono. Non so se riuscite a vedere, io l'ho usato un po'. Com'è, durerà tantissimo questo barattolo. Allora, l'olio di cocco ho letto che comunque è miracoloso per qualsiasi cosa, fa di tutto un po'. Un altro paio fa anche la dichiarazione dei redditi. L'ho preso io principalmente per i capelli da usare come maschera, quindi prima della doccia lo applico, ne applico proprio una noce microscopica, lo lascio in posa 5, 10, 15 minuti, insomma il tempo che preparo la doccia, e poi me li lavo. E poi l'ho preso per struccarmi. Ho letto in giro parecchia gente che usa questo prodotto come struccante, io mi sto trovando molto bene. Non l'ho usato ancora sui prodotti waterproof, perché finora il mio mascara non è waterproof, però mi strucca benissimo. Io ne sciolgo un pochino sulle mani, proprio una cosa minima, lo passo sugli occhi, divento un panda, e poi dopo passo il dischetto con l'acqua micellare. A me toglie tutto. Certo, c'è da lavorarlo un pochino perché bisogna scaldarlo, però mi piace parecchio come metodo. E ovviamente non mi fa male gli occhi, né questo né l'acqua micellare. Io ho parecchio problemi agli occhi, ci sono dei prodotti che proprio non riesco a usare perché incominciano a bruciarmi gli occhi in una maniera pazzesca. Invece con questo mi trovo assolutamente benissimo, mai avuto problemi. Altra cosa che volevo prendere era la BB Cream della Sobio. Questa è la formula leggera. E non l'ho usata tantissimo, in realtà l'ho provata due volte, ma se devo essere sincera non sono molto convinta. Non sono convinta, ma penso che il problema non sia di questa BB Cream in particolare, ma del BB Cream come prodotto. Mettendola ho provato che fosse veramente troppo leggera. So che è questo quello che dovrebbe essere una BB Cream, dovrebbe essere leggera e impalpabile, cioè insomma comunque non pesante come un fondotinta. Ma se devo, diciamo, prendermi il disturbo, tra virgolette, di mettere un prodotto del genere, lo piuttosto preferisco non truccarmi, perché comunque non sono molto soddisfatta di come risulta la mia pelle, o piuttosto non mi trucco. Però la metto un attimo in stand-by, diciamo, perché principalmente l'ho presa per l'estate. Per l'estate non uso fondotinta liquidi e volevo vedere un attimo questo genere di prodotto come mi risulta sulla pelle col caldo. Quindi diciamo che la proverò più avanti e vedrò se può muoverla o bruciarla. Infine cercavo un olio per capelli. Perché io adesso sto usando, anzi ormai l'ho già finito, usavo un prodotto che ho trovato in una glossy box che mi piaceva tantissimo, ma non ho modo di reperirlo in nessun modo, e quindi cercando sui vari oli che erano disponibili, ho preso questo del Sobio, l'olio all'argan. In realtà non è che lo cercassi proprio all'argan, però anche qua adesso pare che l'argan sia la cura di tutti i mali, e quindi ho detto vabbè, mettiamolo all'argan. Sempre questo, zero parabeni, zero siliconi, il solito, insomma. E non l'ho usato tantissimo, e anche perché adesso comunque i miei capelli non è che abbiano particolarmente bisogno di idratazione. Questo lo uso per con i capelli dopo averli lavati, prima di asciugarli. E non mi dispiace come prodotto per ora, l'ho usato secondo me troppo poco per vedere effettivamente degli effetti, quindi non avevo preso altri prodotti, uno dei provenzali mi piace e assolutamente non mi piaceva perché comunque i capelli erano troppo pesanti, questo invece i capelli non li unge particolarmente, quindi per ora va bene insomma. Il profumo è un po' strano, è tendenzialmente neutro, cioè non è un odore piacevole ma neanche un odore sgradevole, quindi non saprei come definirlo, ma a me non dispiace, andiamo bene. Poi ho preso due shampoo e mi sono accorta dopo averli messo nel carrello che sono molto simili tra di loro, perché comunque io cercavo shampoo per i capelli grassi o comunque impuri, e ho preso questi due, uno della Sobio e uno della Lavera.
Allora, quello dell'Assobio è astringente al limone e argilla verde. E mi piace come espresso i capelli, sa di limone. Sì, sa di limone. Gradevole come odore. Non è particolarmente aggressivo sui capelli. Non mi dispiace, insomma, me li pulisce bene, però sì, niente da dire di infamante, niente di particolarmente lodevole. Mi piace come prodotto. Quello della Lavera è antigrasso, uno shampoo antigrasso al limone e menta. Questo qui, che è quello che sto usando maggiormente adesso, infatti forse a metà, non lo so. Comunque, mi piace parecchio questo, mi piace più di quello della Sobio, sgrassa di più di quello della Sobio, ma è anche molto più aggressivo. I capelli mi si seccano parecchio quando uso questo, infatti quando lo uso faccio attenzione di usare dei balsami più corposi per i capelli disidratati e rovinati. Io in genere uso lo shampoo per i capelli grassi e il balsamo solo sulle punte per i capelli rovinati o comunque delle maschere. Questo mi piace parecchio, l'odore è molto forte di limone. Rimane più sui capelli che rispetto a quello della Sobio. Sa di detersivo per piatti, ma è un profumo buono comunque. Avevo usato un altro shampoo della Lavera di un'altra linea, però della linea base, credo, non quella bio, questa è quella la linea bio. Al mango mi pare, o mango o mela, qualcosa del genere, non mi era piaciuto per niente. Ne usavo delle quintalate per pulirmi i capelli. E invece questo qua mi piace molto di più, fa tantissima schiuma, so che non è indispensabile la schiuma, però a me dà l'idea di pulizia. Avevo usato degli altri shampoo bio e non mi ero trovata per niente bene, quindi invece questo mi piace parecchio. Tra i due penso, preferisco questo, però tenete presente che a me almeno secca molto i capelli. Poi ho preso tre bagnoschiuma, cadono, due della Sobio. E uno della Lavera. Sono andata avanti solo prodotti di Lavera e Sobio, però vabbè. Allora, quello della Lavera mi piace tantissimo per l'odore. È la rosa, che è uno degli odori che mi piace parecchio a me. E sa tantissimo di rosa. Proprio tanto. Rimane abbastanza sulla pelle, anche dopo la doccia. Non tantissimo, però rimane. La consistenza è molto gelatinosa. È proprio gel. Gel, infatti è un doccia gel e anche questo è mio, ovviamente. Non è che mi dia particolarmente sensazione di idratare o altro. Mi piace come pulisce e insomma sono soddisfatta. Il profumo è buonissimo, lo promuovo per il profumo. Poi ho preso questo della Sobio al gelsomino, che però non ho ancora usato, quindi non so dirvi. Il profumo è buono, però è molto delicato rispetto al profumo del gelsomino, secondo me. E infine ho quello dell'Assobio Coco e Tiare. Coco e Tiare. Anche questo l'ho preso perché il coco mi piaceva. Allora, l'odore è buono. Sembra più fruttato, è molto liquido come consistenza, il che non mi fa impazzire perché quando me lo metto sulla mano, io me lo con le mani, mi scivola molto in fretta fuori dalla mano, non so se ha senso quello che ho detto, li preferisco un po' più densi. Però mi piace molto come pulisce, l'odore non rimane tantissimo, però la pelle comunque me l'ha idratata abbastanza, quindi anche questo mi piace. E fondamentalmente mi piacciono tutti, non è che... Posso dire sì o no, non mi pulisce, sono detergenti, i detergenti puliscono per forza. Quindi. Come per i capelli ho preso due prodotti che in realtà, di nuovo, una volta che ho messo dentro al carrello mi sono accorta che erano praticamente identici come tipo di prodotto, e tra l'altro sempre della stessa linea, della Lavera. Sono
sono, questa è una maschera riparatrice, maschera balsamo riparatrice, da usare con risciacquo, quindi dopo lo shampoo e prima del risciacquo lo uso come se fosse un balsamo, va lasciato in posa qualche minuto, 3 minuti, quindi me lo metto, mi lavo il corpo e poi dopo lo risciacquo e ha un odore di rosa anche questo meraviglioso, perché anche questo è la rosa. E ha un odore di rosa meraviglioso. Dov'è qua? Ah. Buonissimo. Quello che non mi piace di questa cosa sono la confezione, anche il doccia schiuma anche il doccia schiuma. Queste confezioni a me non piacciono tantissimo perché tenendole ferme così, a me mi entra tutta l'acqua nel tappo, quindi devo ricordarmi sempre di tenerle così e quindi dopo devo strizzarle, insomma, vabbè, non sono una fan di questo genere di confezione. Comunque, mi piace parecchio e questo tipo di prodotto abbinato a uno degli altri shampoo che ho fatto vedere prima, comunque i capelli me li rinvigorisce bene, me li nutre, mi piace parecchio. Questo l'ho usato molto meno, l'ho preso da alternarlo all'olio ed è un siero riparatore da usare dopo che si è lavati i capelli, una noce sulla mano e lo si distribuisce bene sulle punte. L'ho usato troppo poco per dire se effettivamente ha dei benefici. Per ora, per quel poche volte che l'ho usato, mi è piaciuto, anche perché comunque anche questo ha un profumo di rosa buonissimo. E rimane molto di più sui capelli perché col fatto che non va risciacquato ci rimane di più, il che è buono. Poi ho preso una spazzola di legno normalissima, bella grande. Ne avevo una che mi era stata regalata in un supermercato molto più piccolina e mi piacevano come si chiamano questi cosi qua di legno per come pettinavo i capelli, quindi ho deciso di comprarne una perché non ne avevo una spazzola serie, diciamo. Ho preso questa della Costcam. Sì, insomma, niente da dire, è una spazzola. Un'altra cosa che cercavo, quindi ho usato il motore di ricerca, diciamo, interno del sito per trovare questo genere di prodotto, era un contorno occhi. Io ho preso questo della HMD Sandorini. È in vetro. Cercavo un contorno occhi appunto anti invecchiamento per le rughette, appunto quelle cose lì che ormai ai 30 anni bisogna guardarci. E la scelta è caduta su questo principalmente perché è un roll-on con la punta in metallo, quella comunque vai a passare così e anche questo aiuta, almeno la mattina il freschino della pallina di metallo mi aiuta, insomma, per ora come prodotto mi piace. È ancora troppo presto per capire se effettivamente funzioni o no, però diciamo per ora lo uso, mi piace, si assorbe molto rapidamente, non mi ha creato problemi, col fatto che è molto vicino agli occhi non ho avuto problemi di nessun tipo, quindi io lo promuovo. Infine, l'ultimo prodotto che vi faccio vedere è quello che mi ha fatto più schifo, schifo è la parola giusta. È un gel detergente per il viso della Vera. Non ha gusti, cioè non so che cosa sia questo qua, non c'è scritto per dire la menta piuttosto che. Io l'ho preso da usarlo col Clarisonic e per questo mi sembra leggermente troppo geloso. Questo è un gel però liquido, abbastanza liquido, quindi applicarlo non mi torna comodo. Ma più di quello, l'odore. L'odore sa di pere marce, non lo so di cosa sa, è orribile. Mi sto sforzando comunque di usarlo perché l'operato non voglio buttarlo via, quindi nonostante anche il metterlo nella zona del naso non aiuti, è veramente un odore orribile. Come prodotto di pulizia di per sé non posso dire niente, ma col fatto che lo uso col Clarisonics penso che il grande del lavoro lo faccia appunto il Clarisonics e non tanto il prodotto di per sé. Quindi io di sicuro non lo ricomprerò. Proprio no. E niente, questo è stato il mio ordine da Ecoverde.
fatemi sapere se voi ci avete già comprato, se avete dei prodotti da consigliarmi, più o meno avete capito cosa, diciamo, cosa cerco, cosa uso. Fatemi sapere se avete altri siti, diciamo, che vendono prodotti bio, da consigliarmi, che magari ci do un occhio. E anche per questa volta è tutto, e alla prossima. Ciao! Oggi sono andata fuori a fare un giro e ho preso un po' di sole qui, proprio solo così. Sembro una... che schifo. Però sì, mia pelle è delicata. Ho preso una spazzola!